utopie, un'epoca in cui abbiamo quasi perso tutte le speranze, vediamo tragedie da tutte le parti, e quindi vedere e ragionare e riflettere su un'utopia credo sia assolutamente importante. E credo che sia assolutamente significativo che a iniziare quest'anno c'è stato un pre-appuntamento domenica scorsa con Timo Vanno, perché credo sia uno dei pensatori più importanti dell'era contemporanea, che ha spaziato su tutti i temi possibili immaginati di questa nostra epoca. Quindi buon ascolto, credo sarà una mattinata molto importante. Un'ultima considerazione, a me mi rallegra molto sempre il cuore vedere le sale piene, soprattutto quando in un'ora un po' inusuale alle 11 di mattina, e credo sia un buon segnale per tutti. Buon ascolto e grazie ancora a tutti. Grazie Claudio. Allora, il mio ringraziamento ovviamente al professor Bauman, ma anche a un suo grande amico, nonché coautore, nonché editor, nonché grande amico nostro e imprescindibile operatore culturale del territorio nazionale, extranazionale, europeo, mondiale, Riccardo Mazzeo. Noi nel nostro piccolo, avete visto fuori, ci sono due banchetti di libri, siamo in ecumenico, diciamo, accostamento tra la casa editrice Erickson, che ha pubblicato diversi libri del professor Bauman con anche Riccardo Mazzeo, la nostra casa editrice Margine, molto più piccolina, che però ha fatto una grande cosa, cioè ha ripubblicato Utopia nel cinquecentenario della prima edizione di Thomas More. Questa edizione è stata curata da una traduttrice eccellente come Lia Guardini e da un eccellente curatore che è il professor Francesco Ghia, filosofo dell'Università di Trento, a cui abbiamo chiesto di introdurre in 5 minuti 5 la mattinata di oggi, quindi l'accostamento tra questa utopia di 500 anni fa e quello che stiamo facendo noi oggi, e quindi iniziare un percorso di utopia 2016 cercando una società più giusta, perché questo è il sottotitolo. Allora, prego Francesco Ghia di introdurre la nostra mattinata, poi ci sarà la conversazione, come avete capito, a due, tra Riccardo Mazzeo e Zygmunt Bauman. Vi voglio ricordare che, proprio perché non è un festival, ma è un cantiere, un percorso, un work in progress per tutto l'anno, il prossimo appuntamento è il 22 febbraio alla sala della Fondazione Carico in via Calepina, con una figura di un grande utopista nostro contemporaneo che si chiamava Alexander Langer. Presenteremo un nostro libro dedicato da Florian Kronwichler, che lo conosceva bene, a Alex Langer, alla sua utopia nel 70° esatto della nascita di Alexander Langer, il 22 febbraio 1946 a Sterzing di Piteno. Vi prego di essere presenti anche a quell'appuntamento, magari non così numerosi perché sennò proprio il soldato lo triplichiamo, ma insomma vi aspettiamo anche in quel caso lì. Ci saranno Goffredo Porti, Mauro Anziana e l'autore Kronwichler. Ma adesso la parola a Ghia e poi subito dopo al dialogo Mazzeo Bauman. Buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti anche da parte mia. Credo che sia una bella occasione quella che abbiamo questa mattina di cominciare, di dare ufficialmente l'avvio a questo anno utopico, che abbiamo appunto l'anno che abbiamo voluto dedicare ad una riflessione, ad una rimeditazione sull'utopia in occasione appunto del cinquecentenario di Utopia di Thomas More e della edizione che come casa editrice Margine abbiamo voluto riproporre ex novo di questo testo. È una bella occasione farlo con il professor Zygmunt Bauman perché, ecco, in qualche modo l'utopia, nella intenzione anche di Thomas More, non voleva essere una idea prescrittiva, non voleva cioè dirci come dobbiamo fare, ma voleva suggerirci una via, una idea regolativa, potremmo dire così, cioè un modello al quale in qualche modo cercare di conformare, di dare forma alla nostra società, a tutte le società che volta a volta viviamo e sperimentiamo.
Ecco, il professor Bauman è universalmente conosciuto per molti aspetti, ma certamente anche per averci proposto una diagnosi molto importante della società attuale, della nostra modernità, e cioè la diagnosi sulla modernità liquida. E noi sappiamo che la sostanza liquida ha la caratteristica di essere una sostanza proteiforme, cioè di non avere una sua forma, ma di assumere la forma che volta a volta ha il contenitore che la contiene. E questa dimensione proteiforme ci dice che è tipica della nostra società, ci dice che in qualche modo se una società assume volta a volta la forma del contenitore che la contiene, bisogna avere molta cura di quella sostanza e bisogna avere anche molta cura del contenitore. Ecco, in qualche modo io penso che l'idea della società liquida sia un'idea, se vogliamo volgerla in positivo, che ci invita a fare la massima attenzione perché quella sostanza non evapori, perché quella sostanza non si trasformi in una sostanza gassosa, e fare la massima attenzione perché il contenitore che contiene quella sostanza non vada in frantumi. Ecco, questa è precisamente l'intenzione anche di Utopia di Thomas More: darci l'occasione per riflettere sulla cura che dobbiamo prestare alla fragilità della società nella quale viviamo. E quindi siamo molto grati al professor Bauman, al dottor Mazzeo, che dialogherà con lui, per l'occasione che ci fornisce questa mattina di riattualizzare Utopia proprio con questa attenzione per la cura che dobbiamo avere per una società che evidentemente e inevitabilmente è sempre, in quanto società fatta di uomini, società fragile. Buongiorno a tutti e sono particolarmente felice di essere qui nella mia città d'adozione che amo con non solo con lo studioso ma anche con l'essere umano che amo di più al mondo perché è il mio modello di vita e a parlare di una questione spinosa come quella dell'utopia che ha il suo rovescio in ciò che è stato definito distopia, ovvero il fatto di cercare di realizzare un mondo migliore di quello in cui viviamo, che è qualcosa di ineludibile, di ineliminabile, di consustanziale al nostro essere umani, al nostro essere nel mondo e quindi al desiderare di realizzare qualcosa di meglio rispetto a quello che c'è. Ecco, l'utopia, che è appunto qualcosa di assolutamente prezioso e non estinguibile, non cancellabile, costituisce però un grave rischio di assumere un percorso, di intraprendere un percorso che ci conduce invece in qualche cosa di oscuro o talvolta addirittura di infernale. Gli esempi sono numerosi. E quindi mi fa particolarmente piacere che a discuterne con noi ci sia Zygmunt Bauman, in quanto lui incarna, a mio giudizio, la figura dell'intellettuale che presidia il pensiero, presidia le cose del mondo e ha il compito precipuo di indicarci i risvolti delle cose, quello che i francesi chiamano le dessous de carte, che cosa c'è dietro la carta. C'è sempre qualcosa dietro la carta che si nasconde e che ci può fare del male. Ecco, quindi l'intellettuale, così come è incarnato da Zygmunt Bauman per un lunghissimo periodo, io purtroppo l'ho conosciuto solo all'inizio degli anni 90, e l'ho conosciuto con Modernità e Olocausto, in cui diceva il diritto e il rovescio di un laboratorio che cerca di migliorare il mondo e che può appunto avere dei risvolti infernali. Ma un suo testo fondamentale era stato pubblicato nel 1987
in italiano si chiamava La decadenza degli intellettuali, in cui si parlava della trasformazione subita dalla figura dell'intellettuale nel tempo, nei nostri tempi, laddove un tempo l'intellettuale era in qualche modo più re del re, incarnava la figura che in Platone, il posto che in Platone spettava ai filosofi, piano piano aveva visto diminuire la propria influenza perché il mondo si è moltiplicato, si è frastagliato, si è screziato in vari modi, e quindi vi sono, mentre una volta, come dice Sloterdijk, si poteva parlare di monosfera, di un'idea di mondo globale, di un'idea di mondo onnicomprensiva, oggigiorno ci sono mille rivoli, ci sono le schiume, ci sono moltissime voci che si confrontano fra loro. Ecco, la voce di Zygmunt Bauman, secondo me, è importantissima per cercare di comprendere la dialettica che non si può, appunto, da cui ovviamente non si può prescindere, fra l'utopia e il risvolto dell'utopia e la ricaduta negativa dell'utopia, che è la distopia. Quindi, brevemente, noi sappiamo che l'utopia nasce con Ovidio, non so, l'età dell'oro di Ovidio, faceva riferimento a qualche cosa, a un paradiso, qualche cosa che era esistito nel passato e che sarebbe stato bello ricreare in terra. Cioè, un po' tutta la tradizione greco-romana raccoglie questo lascito ovidiano. E poi per contro abbiamo, non so, l'utopia biblica, un'altra grande utopia che però non volgeva più la sua attenzione verso il passato, ma verso il futuro. È ancora la stessa utopia che troviamo nei monoteismi, nelle religioni, nel pensiero che ci possa essere un al di là più favorevole di quello che c'è al di qua, ma è anche l'utopia dei grandi movimenti socialisti, pensiamo da Marx in poi, che hanno cercato di realizzare il paradiso su questa terra. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto, per esempio prendendo spunto da un presupposto fondamentale dell'utopia di Thomas Morus, che era quello dell'abolizione della proprietà privata, del fatto di condividere le cose, e quindi anche Campanella, anche in Campanella troviamo questa eliminazione nella Città del Sole della proprietà privata. Tuttavia è un problema, cioè il fatto di impegnarsi per migliorare il mondo è commendevole e non credo sia opportuno neanche metterlo in discussione. Tuttavia il fatto di provarci e senza avere la cognizione di quelle che possono essere le ricadute negative può risultare molto pericoloso. Ecco, io direi un'ultima cosa prima di passare la parola subito al professor Bauman, che secondo me l'impianto sociologico, filosofico dell'opera di Zygmunt Bauman è freudiano. E a mio avviso il più grande filosofo del Novecento non è Heidegger, che era geniale, era tutto quello che volete, ma che addirittura ha costruito una teoria filosofica per giustificare qualche cosa di aberrante. Il più grande filosofo del Novecento, secondo me, era Sigmund Freud, perché ci ha avvisati delle trappole, delle insidie che si annidano dietro le cose più belle che noi possiamo immaginare. Ecco, quindi lascio senz'altro la parola al professor Bauman. I should very carefully thought, caro amico, Riccardo Marcello told you a moment ago. It was all very much at the point. I would like to stretch it a little bit further and ask the question mostly about the sustainability, the hidden dangers and the indispensable advantages of utopian thinking. My dear friends, we are celebrating today 500 years anniversary of Thomas More putting the last
stopped all his manuscript and sending the manuscript to the publisher. And what he did, he actually gave a name to human quality which is much older than 500 years that have millennia. I would put it to you that it is an integral part and parcel of our way of being in the world. Dreaming, thinking about a reality different from the reality which we know from our own experience. It started very, very long ago. I can't give you the date, unfortunately, but it started when Eve gave the apple to Adam and they ate from the tree of knowledge between of knowledge of good and evil. And that's when it started. Because there was an alternative, suddenly, open alternative. Alternative which was absent completely from the paradise. Paradise was a paradise because you didn't have to choose. You didn't have to select the better way or the more ways which are open in front of you. And suddenly, it was not like that any longer. Suddenly, as the Bible told you, Adam was told that he would have to get his bread in the sweat of his forehead, and Eve will have to give birth in pain, in suffering. In other words, he didn't give us, both who pronounce this verdict, any other instructions. All the rest is left to human beings. How to do it, how to go about it, what way of doing it is better than the other, now that's the big question which was open. We are cast in these situations in this time. I repeat, I can't give you the date, but I can assure you it is much longer than 500 years. And the only thing I can say is that since then, the future of human living was dreaming about return to paradise. But precisely this knowledge of good and evil, this turning into moral selves, selves which feel that not necessarily what they are doing is proper, is right, normal, routine, and they follow it till the end of life, but put us in front of the need of the faith. We are doomed to constant choosing. And we started to believe about return to paradise, but the same event, if there was such an event, but Bible says that there was such an event, at the same time did two things. On one hand, it set up in motion, in constant movement, stretching ourselves towards something which is better, which we already have achieved. On the other hand, it made return to paradise impossible. Not because God put cherubim at the entry, which guarded the entry and not allowed us to return, but simply because we are equipped with this knowledge of difference between good and evil, and just imagine ourselves carrying back to the garden of paradise, garden of Eden, with this knowledge in our equipment. That would be quite impossible to live there, because paradise, I repeat once again, is identical with not having to choose, with everything being unambiguous, given to hand, natural, without alternative. Well, that's how utopian thinking started, but of course, at the time when Thomas Morus wrote his book,
the condition of humanity achieved by that time was already different. I remember that not far from that time, Leo Battista Alberti formulated the definition of the perfect state. What is perfection, he asked, and he answered, perfection is a state in which every further change can be only a change to the worse. That's perfection. Perfection means coming to a halt, stopping. Stopping therefore, stopping straining yourself, stopping choosing, all these awful things which make us to think, to worry. Did I take a right step or did I take a wrong step? What the consequences will be? Now all these essential worries of our life, which we all experience daily, will be taken away. Perfection, perfect state. Now, is that of the kind? That's the big question. There were divided views on this topic. You probably heard about Karl Popper, and Karl Popper was one of the foremost, the most systematic, radical critic of utopian thinking. Utopian thinking, according to his description, differs from ordinary worry about the future, ordinary, normal worry, which we all know firsthand from our own experience, is different because there you first set for yourself description, the picture, complete as much as possible, of an ideal society, and all the rest is just a series of undertakings which, in your opinion, bring this ideal society closer to you until you actually reach it. Subordination to the means of action, to the already given purpose, already given object. Now, according to Karl Popper, he had some support in historical evidence about that, a very strong support, is that that will inevitably lead to, first, violence, and secondly, to treating contemporaries, people who are on the way to ideal state, but not yet in the ideal state, treating them as simply the sacrifices which you have to make or just to achieve the goal already set. They are, as some people cynically concluded, treated as bagure of history. The amount of human suffering on the road, human suffering which needs to be the victims of that violence is not taken into account. It is not part of the calculation. The goal justifies the means, or I would rather put it a different way, that the means have the awful tendency to become the objective itself. And people advance on this way tend to forget about the goal and just thinking about strengthening, perfecting, making even more violent the means of violence which they apply in order to reach that purpose. We have very many historical examples, too many, much too many to mention them in a short speech. Albert Camus pointed out very, very profoundly and at the same time very tragically that the greatest crimes in history were made in the name of greatest ideas.
That is how, unfortunately, how it works. And hence, there were quite a few great thinkers who warned us about putting the objective above what we are undertaking at the moment, and justifying by the same token all the nasty things which we may include in our undertaking, all these collateral damages which the spur towards ideal society may have. Sigmund Freud, whom Ricardo already mentioned, was one of them when he pointed out that, remember, happiness is not a state. You can't have a state of happiness. Happiness is a moment of overcoming unpleasantness. Moment of overcoming unpleasantness. When you have a toothache, for example, you suffer, and you are very, very happy when it is abolished. Somehow you swallow the right kind of pill, or you went to a dentist, and suddenly there is no toothache. It is moment of happiness. But on a normal day, when you have in front of you another day with a nasty boss in your work where you are going, and the fact that your tooth is not aching doesn't make you happy. A state of happiness is not all. We are just going from overcoming one kind of pain, one kind of suffering to another. And even before Freud, Wolfgang Goethe, the great German poet, put it even allegorically, poetically, but even more poignantly, how it is. He was asked when he was a very old man, Mr. Goethe, tell us, have you had a happy life? His answer was, yes, I have a very, very happy life. And in next sentence, he immediately added, but I can't remember a single happy week. By the same token, what he said, Goethe, is that happiness is not an uninterrupted, eternal chain of happy moments, but it is, happiness consists in overcoming the troubles. The absence of unhappiness moments would make you happy, would make you bored. The antonym of unhappiness is boredom. So happiness, according to Goethe, of his life consisted in having many troubles to conquer, to kick out of his way, to resolve, and only that created this personal paradise, so to speak, the life which you can look into retrospectively, name as it was a happy life. Well, sociologists, philosophers added to develop these ideas. For example, I recommend to you in this connection a wonderful book of Barrington Moore Jr., which is called Injustice. He speaks about, in this book, on the basis of very wide research he has done, that ordinary people don't think don't dream about the ideal end of striving, the ideal society which put an end once and for all, for every discomfort, for every inconvenience, for every challenge and so on. When they are dreaming, they construct their dreams out of what they see around them. They look around, very close to them, in proximity. They compare their own fate with fate of their neighbors.
of people of whom they heard recently and so on. And hence the idea of relative deprivation. I feel damaged somehow, offended. I feel a victim of injustice, where I see that other people who should be comparable to me, who make the same kind of job, for example, they have the same kind of profession with the same result, if they get more higher salaries, higher wages than I do. All right, but Barrington Moore Jr. wrote well about before the triumphant entry into our world, which most of you don't remember, you are too young to remember it, but it happened during my life, entry of internet, entry of World Wide Web. And now the proximity, looking around, means looking around the globe. It is a completely different kind of game. It is not just the next door neighbors, not just the workplace in the same factory or in the same office or in the same academic institution, but the whole world is a background, a field for contain. People sitting, people who are at the moment when we are comfortably sitting here in Toronto, who are at the moment in Somalia, Eritrea, Chad, Bali, somewhere between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in Africa, they compare themselves not only with next door neighbors and even the people on the other side of the border, they compare themselves with you, with people comfortably living here in Italy, which is their equivalent of paradox, their equivalent of ideal society. So we are suffering now, not with lack of or insufficiency of the frames of reference in which we can compare ourselves in order to criticize our reality and set ourselves the goals to achieve, but with excess of such frames of reference, point of reference, which results in thing which is crucial for the future of utopia. Very many people, I don't fully agree with them, but very many people, quite important people, influential, wise, sagacious people, proclaim the death of utopia. Death of utopia. I don't think utopia is dead. I think that it is one of the immortal features of human way of being in the world. But it is fact that one thing happened with the utopian thing. We, ladies and gentlemen, until relatively recently, when we produce utopias, the objective for our striving, for our efforts to go from here to somewhere else, we thought about utopia as the name of the oeuvre of Thomas More, this evidence, at a topos, a place. Utopia is the conjunction of two things. U, the prefix, which, remember, the book was written in English. In English you can spell utopia with U and with EU. If the prefix is utopia, just U, that means nowhere land. U is the negation prefix. But you can spell it with EU, and then EU being a positive prefix suggests that it is a good place. So it was simultaneously a message about good place and a no place.
this topos, place, an island, a city, normally far away from the where you live, normally the road towards which are secret, are lost, you don't have a map, you don't know how to repeat the journey to utopia. Now, this has been somehow eliminated. What has happened in our thinking about the future is that it has been self-referential, has become self-referential. It is a composite product of several processes which took place quite recently by comparison with the time perspective which I'm discussing here. Quite recently, half a century ago, 40 years ago, 30 years ago, what I call an abbreviation and simplification, I call it the privatization of utopia. Privatization of utopia as a combined product of, first of all, losing our trust in established collective institutions. All these political instruments, political systems, political structures, political bodies, which our ancestors fighting for creating the modern democratic liberal state created. We don't trust that our powers, whether they are in Rome, whether they are in Brussels, whether they are wherever they might yet appear, that they will be able to deliver on their promise. That's one thing. And because we are losing the trust in the possibility of promises being delivered to us in reality, we simply do not place our hopes, our expectations, our dreams in capitals of the country, in the wise leader who actually resolve all problems for us, for the right kind of political camp, right kind of political party or whatever. The second process, which is very parallel to that, is the process of individualization, which means moving the functions, very many of functions, which our powers that be promised to perform and even guarded jealously at their own monopoly, they have been drifted, transferred, superseded, as the fashionable word points out, superseded.